Mio nome è Floriana. Il tuo? Il mio Isaia. E adesso facciamo la goccia d'oro. In coro l'abbiamo detto. Twins Floriana and Isana live in Faenza, in Romania, northern Italy. Goccia d'oro is a mushroom and ham lasagna popular in the region. Floriana makes the dough with 300 grams of 00 flour and 3 eggs. These are especially for making pasta because they have very yellow egg yolks. Isana prepares the filling. Qui gli ho già tolto la terra che avevano. She cleans around 500 grams of button mushrooms, which she then slices. Floriana kneads the dough until it is silky and smooth. This takes around 10 minutes. Isana, meanwhile, chops 2 tablespoons of parsley and a garlic clove together. Un po' d'acqua, poi lo scolo perché altrimenti diventano nere. E invece voglio che rimangano chiari. She uses vegetable oil to fry the mushrooms before adding the parsley mixture. Next, Isana makes the bechamel sauce. She whisks together the flour with some milk. She then adds this to some hot milk in which the butter has already melted. She keeps whisking to stop lumps forming and to thicken the sauce. Floriana pats down her dough ball. Pronta! She turns the pasta as she rolls it to keep an even shape and thickness. Smoothing the dough while it's wrapped over the pin helps to extend it. When the women were little, their grandpa liked to supervise them, insisting the pasta had to be a perfect circle. Quando noi eravamo bambine, che la mia mamma ci mandava a casa della nonna a fare la pasta la domenica mattina, in casa della mia nonna, in cucina, lì c'era un sofà, che lì stava seduto il mio nonno. Il nonno, con la bacchetta, il nonno si metteva lì, quando noi facevamo la pasta, stava lì così. Se veniva un po' troppo morbida, e noi ovviamente la nonna ci diceva mettici un po' di farina perché sennò si attacca. Lui diceva farina, no, acqua, credi che non abbia farina? Cioè ci sfotteva un po', capito? E se era troppo dura la nonna diceva ci mettiamo un altro uovo. Allora lui diceva farina, credi che non abbia acqua? Non ci abbiamo mai messo l'acqua, ma era un modo di dire aggiungere un uovo. Se aggiungi un uovo per lui era come aggiungere acqua. E la nonna si arrabbiava perché diceva sempre lascia stare quelle bambine che devono imparare, però lui ci teneva. Ah, se fosse tonda. Se che fosse tonda, se si asciugava un po', che qui nei bordi si asciugava un po', se si rompeva un po'. Lui diceva, cosa abbiamo messo insieme? Il pizzo? Cioè, era proprio una cosa sua, capito? E allora ci hanno insegnato di farlo a tonda, non rotta. Invece il più bello delle volte, la prima cosa che fai, ci punti un dito, va dentro, fare così, si può anche rompere. Adesso la metto qua. Adesso guardo, è più grossa qui che qua. Mi metto qua. Okay.
Izana uses a pasta egg yolk to the sauce to make it a more golden colour. The sisters are always keen to check on each other's work. No, ci vuole il compasso qui. È pronta. Floriana cuts the pasta to fit the baking dish, while Izana boils the pieces in salted water before plunging them into cold water. This stops them cooking and sticking together. To assemble the lasagna, the twins layer the pasta with the white sauce, some thinly sliced ham called prosciutto cotto in Italian, the mushroom mixture, and grated Emmental. This is a popular cheese in the region. They repeat the layers until the pan is full. They want about 5 layers of pasta. Vabbè, è tanti anni che si fa. Sì, però... sì, ma non è vecchia. Come dovrebbe bastare? Non lo so. They finish with a layer of pasta. Pronta? Pronta da mettere in forno. Apriamo il forno, no, per favore. Floriana cuts up leftover pasta into small squares called quadrucci. They will be added to soups. Mi mangio sempre i manfettini a casa. Sì, sì, mi piacciono di più. Mi piacciono di più che i cappelletti. Forty minutes later, the lasagna is ready. Questa, diciamo che è pronta. La sua copertura si è indorata bene e la togliamo. Volendo questo uno la può mangiare, eh? È una pasta. Io quando facevo la lasagna al forno là, tutti volevano la crosticina. Mm. The top pasta sheet is golden and crunchy. It's delicious. Una pasta crocca, che crocca. Ok. La goccia d'oro è pronta. Bisogna assaggiarla. Bisogna mangiarla. Solo è pronta da mangiare. Okay. Buon appetito. Buon appetito. Okay, get on. Questa è ingrassa. C'ha un po' di calorie. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.